Dopo 5 giorni dal salvataggio è stata concessa l'autorizzazione a sbarcare le ultime persone ancora presenti sulla Mare Ionio. Eccoli, 31 migranti stanno toccando terra e la loro evacuazione è stata predisposta per motivi sanitari. La Mare Ionio ha trascorso giorni in mare tra onde alte, pioggia e fulmini senza un porto sicuro. Ecco cos'è accaduto prima dello sbarco. Una motovedetta della Guardia Costiera sta entrando nel porto di Lampedusa, è stata dalla Mare Ionio ancora bloccata al limite delle acque territoriali a largo dell'isola. Si tratta di un'evacuazione medica. C'è addirittura una donna che sta lasciando la barca in barella. Ci stiamo chiedendo se le autorità di questo paese hanno davvero deciso che questo è il modo in cui si sbarca in Italia. Fateli sbarcare prima, per piacere, che si riducano tutti su una barella, incapaci di farlo sui loro piedi. Il 28 agosto la nave della ONG Mediterranea soccorre 98 persone al largo della Libia. 28 sono bambini. Con il divieto di entrare nel porto di Lampedusa inizia così la sua odissea. Siamo riusciti a raggiungerla al limite delle acque territoriali. Ho fatto centinaia di salvataggi, ma quando ho visto questo gommone nel mezzo del nulla, 200 km dalla costa, ho provato un nodo allo stomaco. L'interno era pieno di bambini con le loro madri. Gli uomini erano seduti sui bordi e non c'era modo di raggiungere i bambini. Li sentivo solo piangere da ogni direzione. Dopo il salvataggio, molti mi hanno detto che preferirebbero morire piuttosto che tornare in Libia. Dopo il trasbordo dei bambini, a bordo la situazione diventa sempre più critica. Molti migranti erano detenuti nel centro di Tajura e portano sul loro corpo i segni della guerra civile libica. Sono arrivato in Libia nel 2016, mi hanno messo ai lavori forzati senza alcun motivo. Nel 2019 sono finito nella prigione di Tajura, sono sopravvissuto al bombardamento, l'hanno colpita con 2 missili. Durante il viaggio c'era il mare mosso, alcune persone sono cadute in acqua, abbiamo ripescato quelle che potevamo, ma solo alla fine ci siamo resi conto, quando l'acqua era calma, che mancavano 9 persone. E fa male sapere che prima c'era qualcuno con te che non rivedrai mai più. Sempre alla fine di agosto un naufragio ha spezzato la vita di almeno 40 persone. Dopo poche miglia dalla partenza, hanno cercato disperatamente di chiedere aiuto all'organizzazione indipendente Alarm Phone. Ci hanno detto che erano partiti verso mezzanotte da Homs, in Libia. A bordo 100 persone. Capivamo a malapena la voce, era coperta dalle urla, dai pianti. Alcuni erano già morti. Abbiamo informato l'MRCC di Roma e abbiamo chiamato tutti i numeri della Guardia Costiera Libica, ma ci hanno risposto 6 ore dopo. Successivamente ci hanno detto di aver salvato solo 65 persone. Intanto a Lampedusa gli sbarchi non si sono mai fermati. Questo peschereccio tunisino, carico di migranti, è riuscito a spiaggiarsi alle prime luci di lunedì. E nel Mediterraneo la stretta non riguarda solo le navi dell'ONG. Anche l'aereo civile Colibrì, utilizzato da Pilots Volunteers per avvistare le barche in difficoltà, ora è a terra. Da quando abbiamo iniziato il progetto siamo stati autorizzati per 80 volte a volare e abbiamo avvistato 71 imbarcazioni. Siamo davvero sorpresi da questa decisione. Solo un aereo è rimasto a pattugliare il Mediterraneo centrale, il Moonbird, di Sea-Watch e Humanitarian Pilots Initiative. Di solito iniziamo la ricerca a sud di Lampedusa. Scenderemo fino a 500 metri di altitudine dalla superficie del mare. Binocolo, per favore. C'è una piccola barca. Anzi, due. Dopo 3 ore in aria riceviamo una segnalazione di emergenza. Aspetta un secondo. Abbiamo un caso a 48 miglia a sud di Lampedusa. Dopo ore che pattugliamo tra la Libia e Lampedusa in cerca dell'imbarcazione, il meteo inizia a peggiorare. La spuma di ogni onda sembra un gommone e la visibilità è scarsa.
Il problema è quando c'è questo vento proveniente dalla costa libica. Le onde sulla spiaggia sono basse e così quando le persone partono sembra tutto ok. Ma ogni metro che si spingono al largo, le onde diventano sempre più alte. E dopo 6 ore in aria, bisogna ritornare alla base per il rifornimento. Non è una bella sensazione ritornare sapendo che lì c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Ieri i civili stanno illuminando questo buco nero che è diventato il Mediterraneo. Siamo come una torcia che l'Europa non vuole. Le persone qui vengono riportate in Libia. In Italia ci sarà un nuovo governo. Pensa che le cose cambieranno? Io spero che il prossimo governo affronti la situazione nel Mediterraneo e che segua la legge del mare e la Convenzione dei diritti umani. Solo questo sarebbe già un successo.